Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo un tutorial su come si gonfiano i palloncini. Edoardo Stendardo, ragazzi, anche lui gli piace un sacco la mia macchina fotografica, vi dico la verità, è un fan della Sony. No ragazzi, scherzi a parte, come promesso, oggi vi porto il video della nuova Sony Alpha 7S Mark II che ho comprato poco tempo fa e di cui avevo promesso, mi sono dato il tempo di provarlo un po' e di farci un video a riguardo. Quando prendete in mano una macchina da 3.000 euro vi rendete subito conto della qualità con cui è fatta. L'impugnatura è perfetta, è leggera perché è una mirrorless e quindi molto facile anche da portare in giro se state in vacanza o siete ad un evento per fare delle foto. Vi assicuro che averla al collo per 8 ore non è pesante come avere al collo una reflex che non è una mirrorless. Difettuccio, nonostante costi 3.000 euro, non ha un touchscreen. Questa è una cosa che manca molto, a cui ero abituato con la vecchia Panasonic, e posso selezionare un punto di messa a fuoco. Con la nuova Sony Alpha, per selezionare il punto di messa a fuoco devo necessariamente spostarmi col joystick inserito nel posteriore della fotocamera. Ad esempio la Panasonic GH5, nonostante costi molto meno, ha lo schermo che si può girare a 180 gradi, vedete, così, cosa che la Sony Alpha non può fare. Infatti la Sony Alpha può girare lo schermo solo verso l'alto o verso il basso, leggermente spostato verso l'operatore. È una cosa che manca e spero che Sony implementi questa funzione dello schermo, che non è una gran cosa alla fine, nei prossimi modelli. Permesso, scusa. Tranquillo. Penso non riesco a passare. Permesso, scusa. È un cantiere qua. L'obiettivo che ho comprato ha anche lo zoom elettronico. Infatti mi permette di fare degli zoom molto lenti, non a mano, semplicemente pigiando leggermente verso l'alto per zoomare in avanti e pigiando verso il basso per zoomare all'indietro. È una funzione molto molto utile. Ha anche tre tasti personalizzati, quindi dal menu potete personalizzare i tasti C1, C2 e C3. Da lì potete selezionare il bilanciamento del bianco in modo più veloce, la messa a fuoco, molto utili. Io li ho impostati sul tipo di messa a fuoco, bilanciamento del bianco, che sono cose che uso continuamente, specialmente se la usate in manuale. Il menu della Sony Alpha non è difficilissimo da usare, però non avendo un touchscreen dovete necessariamente muovervi nel menu tramite il joypad. È semplicemente un'operazione un po' più lunga, ma una volta che avete trovato e sapete dove sono a memoria le impostazioni che state cercando, e ci arrivate subito, non è molto complicato come menu. È essenzialmente costruita per fare video. Nonostante costi 3.000 euro, ve la sconsiglio a quella spesa di comprare la Sony Alpha 7S se volete fare delle foto. Probabilmente è meglio cadere sulla 7R o una Canon o una Nikon, perché ha solo, nonostante sia una full frame, 12 megapixel. È poco per una macchina fotografica da 3.000 euro, ma perché è stata costruita per fare video. Perché 12 megapixel soli? Perché permette alla macchina fotografica di gestire le ISO in maniera incredibile. Per capire la sensibilità delle ISO, che non è altro che la sensibilità del sensore, abbiamo girato delle piccole clip comparative tra la Sony Alpha e la Panasonic GH7 che avevo già prima. Thank you.
difetti della Sony A7S si vedono ad ISO molto più elevate. Pensate che questa macchina fotografica può arrivare fino a 409.000 ISO. È in pratica come avere il Night Vision. Ovviamente le clip a 409.000 ISO non sono utilizzabili per fare un video, ma vi fa capire la potenzialità di questa macchina fotografica in campo video. Altra cosa che mi piace della Sony A7S è che può filmare a 120 frame per secondo. Quindi, a differenza della GH7 che a mia disposizione che fino al massimo a 50, mi permette di fare anche dei bei slow motion. Anche la velocità della messa a fuoco durante il video è incredibilmente veloce. In queste clip vi faccio capire, mentre fa il Morinaga, anche gioca quel gioco stupido, e mentre filmo anche zoomando degli oggetti, come nonostante cambi inquadrature in modo veloce, la macchina fotografica riesce a mettere a fuoco molto velocemente il soggetto da me scelto. Bene, dopo tutti questi bei discorsi, sapete perché Taylor è povero. Quindi per favore mandateli del denaro qui in sovraimpressione. Spero che il video vi sia piaciuto. Cercherò di portare anche qualche foto scattata con la Sony Alpha, non solo il settore video. Quando farò qualche video particolare ve lo farò vedere. E spero di non spendere altri 7.000 euro in una macchina fotografica. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.